Bene, abbiamo iniziato per Angela. Ciao Elena. Ottime Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. premesse, iniziamo. Abbiamo sentito i punti di Angela, adesso ti accompagno a connetterti maggiormente, più profondamente ad Angela, contando da 5 a 1. 5, 4, 3. 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. La vedo, è lei, è Angela, e la vedo, ha i capelli lunghi, 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 penso sia in un altro tempo perché tipo vestiti tipo, direi il 400 più o meno. La vedo come se fosse in questa torre, come se fosse in una torre, penso, perché è tipo una stanza circolare piccola e la vedo legata alle braccia e alle gambe. Ti dà l'autorizzazione l'Angela di oggi e questa Angela di allora? Sì? Ah. Sì. Si tratta di una vita precedente, parallela? Sì. Motivo per cui c'è la mostra. Non ti sento, non ti sento. Ti sento lontano. Perché? Senti? So. No, lontano. No. Senti bene? Lontano. Oh, magari è un problema mio. Senti bene? Lontanissimo. Aspetta. Parla. Bla 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 bla. Lontano. Vabbè. Infatti. Vabbè, prima l'ha fatto anche prima. Vediamo adesso. Se parlo più forte, mi senti? Sì, ti sento lontano, ma ti sento. Ok. Causa esoterica di questo sentirmi lontano. Attivano una specie di filtro che devia la tua parola da un'altra parte. Vedo proprio un gruppo di agenti che sono preposti a fare questa cosa. Chiamali. Sì, eccole. Lucio? Sì, chi sono? Ok. Sono tre. Allora, sono vestiti, potrebbero essere vestiti tipo. Sono militari con però tutti degli aggeggi per tipo spiare, no? Quindi li vedo con delle cuffie, con dei trasmettitori. Questa è la loro postazione in questo studio, in questo luogo dove si collegano. Ok, creiamo una connessione con il secondo universo e questi pare che vanno in contatto con il Ti sento male, annaggia. non capisco perché. Perché stiamo. No, adesso ti sentivo quasi che andavi via. Sì, adesso mi senti? Adesso ti sento bene. Angela, Il tu mi senti? volume è tornato.
adesso sì. Tu Il pensi di volume è questo film di tornato. Angela? Ok. Adesso il volume è tornato, infatti. Perfetto, bene. Dicevamo, legata perché? Era una strega. Aspettami un secondo. Ok, era una strega. Era giustiziata? Fuori. Sì, era in attesa, sì, di essere giustiziata. In quella vita, Angela era incarnata con qualcuno che è incarnata oggi. Allora. Sì, allora c'era suo marito e c'era anche, penso sia il Del processo. giudice. Ok, chi la manda Il giudice. oggi era chi la manda in esecuzione all'epoca. Sì, il giudice di oggi. E il marito di oggi chi era? Era una semplice guardia che faceva guardia alla sua cella. Ok, causa del fatto che la PS mostra questa vita. Dice, se tu non ti liberi di loro, ti faranno finire nella stessa maniera. La PS ad Angela. Sì. No, vibrazione. Angela. 128. Scusa, la percentuale di consapevolezza quella è. Frazione 985 milioni. SPE. 38,62. Vite precedenti. 2385. Percentuale di cervello utilizzata. 9,2. Numero della vita, in queste 2385, della donna legata nella torre. 1528. A me di tutti i punti di Angela hanno colpito. Sento male, vai e vieni. Senti adesso. Ok, creiamo un ad eternum e molto grande e dentro centriamo Angela, tu ed io. Fatto? Ok. Mi senti bene adesso? Ok, occhi cuciti, li vede in un sogno, in una meditazione. Ricordo un pezzo di ricordo di un abduction.
perché si vede i tuoi occhi cuciti? Allora, è un esperimento che hanno provato a fare in eterico, però. Cioè, in eterico hanno cucito gli occhi ed è come hanno provato a fare questo esperimento per far sì che nella vita non vedi, lei non potesse vedere i messaggi che la PS le mandava dall'esterno per l'evoluzione. Come? Come li vedi cuciti? Li vedo come se glieli prima li incollano, hanno incollato le due palpebre e poi hanno cucito verticalmente 6 Va bene. punti per occhio. Quali sono le interferenze, se ci sono? Allora, c'è una specie di vichingo poi Di che DNA si tratta, quello del Mi dice, no, mi dice, vedo io tipo un pianeta parallelo a Saturno. che tipo di DNA possiede. Allora, un pezzo è felinoide, un pezzo è siriano e un pezzo è rettile. Poi c'è un ragno, grosso ragno, grosso nel senso che come, cioè, si presenta come quei ragni un po' cicciotti e pelosi. Poi c'è. Allora, non so, dietro c'è un felino, c'è un leone, però è come se fosse dietro a. È dietro, è come se controllasse, tra virgolette, il ragno e questo vichingo. E poi in mezzo c'è una mantide. Poi vedo anche dietro, è come se ci fosse a proteggere, come se nascondesse al resto dell'esterno, diciamo. Ci sono questi due tipo guardiani neri che hanno due lance. Sono due guardiani che sono dietro al felinoide. Tanti dei felinoidi o meno? No, no, meno importanti, come se fossero le sue guardie del corpo. Entità mentali. Allora, un'entità di livello 3 e un'entità di livello 5. Allora, entità di livello 3 fa sì che lei rimanga sempre, faccia sempre un po' quello che le chiedono di fare dall'esterno, no? Come se, è come se le abbassassero l'energia e la vibrazione giusta per fare
come vuole lei, quindi per protestare, diciamo, per imporsi, per affermarsi. Ok, quindi inizia a fare qualcosa e c'è qualcuno che le dice. No, così non lo fai, fai cos'ha? E lei è come se l'entità di livello 3 le abbassasse le vibrazioni e lei si sentisse proprio impedita fisicamente di poter fare diversamente, no? Quindi è come se aprisse la bocca e non esce più niente, quindi si ferma. Netterico, vedo questa immagine qua. Invece l'entità di livello 5 è come se la portasse a livello pratico a creare situazioni nella Matrix che la bloccano pesantemente. Per esempio, poi non so se è così, ma per esempio potrebbe essere che ne so, cambio casa perché sento l'esigenza di andare in un posto che è più affine a me, più vicino al verde, sento una casa più luminosa, più libera, più aperta energeticamente, ok? Perché vi sto meglio e quando si mette in moto per cambiare casa, magari cambia casa, ma ne prende una tutto l'opposto, in un posto cupo, dove è cupa, dove l'energia è bassa, ok? Questa cosa, cioè questa entità di livello 5 la fa switchare su una situazione che la blocca, che la impedisce proprio. L'opposto di quello che lei vuole. Sì, assolutamente. E la crea da fuori, la crea da fuori e fa sì che lei la scelga. Matrimonio? Anche quello. Ok. Analizziamolo il matrimonio. Allora, lei conosce da tanti tanti anni la sua figli, ma a causa di divorzio, lui non è in casa. Non ti sento. Tenuta. Senti adesso? È possibile questa cosa? Mi senti? Mi senti? Okay. Sì. C'è una causa che è stata rinviata di mesi. Lui non va via di casa. Insomma, qual è la situazione a livello esoterico? Sì, diciamo che la situazione, questa esperienza fa parte tutta della stessa situazione da quando lei ha dato il consenso che suo marito tornasse a casa, che quella è stata la situazione che questa entità di livello 5 le ha creato, a cui lei e ha fatto in modo che lei dicesse di sì, ok? Che è una delle tante situazioni che le blocca la vita, la sua vita. Ok? E diciamo che questa parte dove deve ancora essere affermato il divorzio è la continuazione di quel pezzo lì. Quindi se lei, diciamo che per l'entità di livello 5 questa situazione è molto favorevole per tenere le vibrazioni basse. Che lei col marito non ci va proprio d'accordo, quindi averlo in casa significa mantenere le vibrazioni molto basse. Quindi a livello temporale la sta trascinando. Vedo proprio che la mantiene lì. Sì. Passa. Se lei si libera di quello che vedo nel qui e ora, in questo momento, alla fine di questa sessione, se lei mantiene le vibrazioni, cerca di mantenere le vibrazioni alte, si centra e continua a lavorare su di sé, io vedo che questa situazione alla fine si risolverà subito, la prossima volta si risolve. Appena c'è l'udienza, si risolve. Va bene. Ci sono impianti? Allora, c'è un impianto mentale
che è come se unisse le due orecchie, quindi ci sono due cerchi all'interno, intorno all'orecchio interno, e questi due cerchi sono collegati uno all'altro in mezzo alla testa. Poi c'è un impianto eterico più o meno qua, diciamo dove c'è, si chiama il manubrio, no? La parte superiore dello sterno. Poi C'è il buco. sì, dove c'è, dove arrivano le, dove partono le clavicole. Poi ce n'è uno sull'ombelico, poi ne ha due sui palmi delle mani, ne ha uno sull'utero, due sulle ginocchia e due su, sotto le piante dei piedi. Pianti mentali. Mentali c'è solo quello alle orecchie, col, che, i due cerchi alle orecchie collegati tra loro. Causa esoterica di problemi di Di? Scusa, non t'ho sentito. colesterolo. Diciamo che esoterica è mantenuta da una causa esoterica, ma l'origine invece è più emotiva, più delle situazioni. Ok, si sente. Non si sente invasa, si sente invasa nel suo spazio, nella sua persona, ok, da tanto tempo, e vibrazioni basse che le vengono mantenute dalle interferenze peggiorano questa situazione. Quindi problemi alle ginocchia. Circolazione. Sono i due impianti. Circolazione sono, è dato dalle abduction che le vengono fatte. Quante al mese? 15. Tensione idrica. Ti dico quello che mi è come se. Come se lei si sentisse sempre sospesa nelle situazioni, mai spersa, mai né da una parte né dall'altra. Quindi come se viene sbattuta di qua e di là, ok? Senza mai poter prendere lei una direzione perché non ha il controllo. Vedo proprio che fa in eterico la sua immagine, proprio lei, come se fosse in una piscina d'aria. Ok, anche Sbattuta di lei qua e di là. piena d'aria, sì, che non ha il controllo che va dove capita. Necessità di mangiare e bere, cioè di riempire il corpo. È come se, come reazione, la vedo legata a questa cosa di sentirsi sballottata di qua e di là, come se lei si sentisse appunto sospesa, no? E quindi come reazione a livello eterico, se lei più cose mette più pesa e quindi più Lavora. rimane radicata. Causa esoterica del fatto che, nonostante lei si sia sempre sentita in energia discordante, da tanto che anche senti male. Sento Adesso? alcune parole spariscono. Senti adesso? Sì, sempre ogni tanto col volume basso, ma sì. Ok, energia discordante, dormire lontano dal marito per non riuscire a dormire insieme a lui. Ah,
Ah, è come se la sua PS, allora ha scelto di nuovo, questo è, mi è arrivato proprio chiaro, la sua PS ha scelto di nuovo di vivere un'altra vita col marito, che quindi con la stessa PS di quella persona là, ma come se però la PS riconoscesse l'energia di quella persona là, quindi vicino al suo carceriere, lei non ci vuole stare, anche perché là c'è stato un momento che lui ha provato ad abusare di lei, quella vita là. Ogni tanto, sai, no, come Prigioniero. Col prigioniero, dico. Senza nessun diritto, senza nessun. sì, Perché sai, loro sapevano no, nulla, no? che le Nulla. trattano male, no, le trattavano male, quindi proprio, no, valgono niente, tu sei solo, Apriamo come? il va bene, apriamo il capitolo Intuizioni, sogni premonitori. Parlare con i defunti. Prima domanda, lei parla con i defunti? Allora, diciamo che lei parla con i defunti. Le entità se ne sono accorte e a volte si sostituiscono ai defunti e le dicono quello che vogliono loro. Facciamo un esempio di defunto falso. Tipo quando non aveva la faccia uguale. Perché è come se lei in sogno l'avesse riconosciuto e quindi la faccia non poteva essere uguale, come se gli avesse tolto la maschera. Quello è un esempio. Oppure, ecco, un'altra cosa, magari di solito vede arrivare i defunti in un certo modo, da una certa parte, in una certa maniera, e invece, quando non sono i defunti, arrivano in un altro modo. O da un'altra parte. Ok, Angela sta facendo di sì con la testa, quindi lei capisce meglio di me. Ok, chi sono le entità che si presentano? Il ragno, comandato dal leone, il felinoide, che sono quelli insieme anche poi al vichingo che fanno poi le abduction su quel pianeta parallelo a Saturno. Ok, invece chi sono i defunti che davvero si sono presentati? Allora, ho visto la nonna, una nonna, un nonno, il La figlia. fratello anche ogni tanto. La moglie di uno zio può essere. Li chiamiamo tutti, tutti quelli che si sono fatti vivi. I parenti di Angela di tutte le generazioni e ovviamente il protagonista chiamata il fratello. Sento poco, ripeti l'ultima frase. Il fratello chiamiamolo. Ok, sono arrivati tutti. Come vedi il fratello? Beh, lo vedo con una giacca, sai, tipo quelle giacche in pelle marroni che si mettono. Che mettevano una volta quando andavano in moto e un casco qua e mi dice: mi piaceva tanto andare in moto. Cosa è venuto a dire alla sorella? Ho deciso di terminare prima perché non
Non mi era piaciuta come era andata la mia vita fino a quel punto, quindi ho voluto ricominciare subito da capo. Ma poi è come se qua io avessi potuto ricominciare ad andare in moto e quindi mi sono fermato qua. E cosa voleva dire quando appariva in sogno alla sorella? Questo? Sì, perché dice io qua ogni tanto è come se riesco a spostarmi. Qui riesco a fare tanti chilometri rispetto a come potevo farli sulla terra, no? E quindi a volte vedo delle cose e mi è capitato di venire da te in sogno per dirti queste cose che avevo visto. Cosa, per esempio? Per esempio, voleva dirle di stare attenta a. Aveva visto, gli era capitato di vedere da lontano che stavano facendo degli esperimenti su delle persone e voleva dirglielo. Perché è come se lui sapesse che anche su di lei facevano esperimenti. Oppure un'altra volta mi dice: ho visto che facevano invece delle cose, dei riti su bambini, adulti, ha visto da un'altra parte questa cosa e il collegamento che lui dice di avere con la terra era lei e quindi voleva dirlo a lei, sperando che lei potesse dirlo a tutti. E invece è riuscito nei suoi intenti rimanendo qua, cioè stare bene in moto, dire delle cose alla sorella, attivare Allora, gli animi. dice qua adesso, in questo momento che mi fate vedere come funziona, mi rendo conto che non serve a niente, che non è servito a niente, non ho ottenuto il risultato che volevo. Ma fino a poco, fino a prima di arrivare qua, secondo lui quello funzionava, non sapeva come erano i risultati, ma funzionava. Ok, io ritengo che per chiunque, incarnato o disincarnato, il maggiore contributo che si possa dare a tutti è quello che si dà quando si evolve personalmente. Quindi l'aiutare, questa è proprio la prova vivente o non vivente di quello che dicono, l'intento di aiutare ha perso soltanto del tempo e non ha aiutato. Vuole lasciare un messaggio personale alla sorella? Di qua mi è mancato tanto, mi sono mancati tantissimo i tuoi abbracci, il tuo affetto. E quella è la cosa che mi è mancata tanto. Niente, quella voleva dire. Ok, apriamo il portale aureo. Qui lo vedi, mentre lo apriamo. Non ho sentito. Qui come lo vedi mentre lo apriamo? Coinvolto, interessato, spaventato? No, 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 molto interessato. Come si è girato verso il portale aureo, si è liberato di tutte le interferenze, di tutti i suoi vestiti, di tutto. Pronto ad andare? Sì. Lo facciamo allora andare come capofila tutti gli altri. Dimmi così a grandi linee vedi e quanti? 327. Ok, quindi vabbè, non andiamo a elencarli tutti. Hai detto due nonni. Sì, due nonni e la moglie di uno zio, oltre al fratello, sì, quelli li ho visti Altri. prima. Ok,
Parenti stretti. Una bisnonna, una bisnonna e uno zio di primo grado. Boh. Ok, chiudiamolo. Dopo questo passaggio, come vedi Angela? Allora, Angela la vedo libera dalle catene. La vedo con un vestito luminoso. Ok, in qua, c'è cioè più in qua. E là c'è sempre Angela in quella vita là. Ok, qui ci sono due Angela. Questa è più concreta ora. Quella là è come se iniziasse a sfumare. Chi è Penso che quella? sia l'Angela strega legata. Ah, ok. La vedo che inizia a sfumare e penso che questo sia quello che succede durante la sessione, in tutte le sessioni, quando poi si dissolvono alcune vite. Fa così proprio. Chiamiamo nel cinema i figli. Grande e piccolo, e il marito e chi vuole questo. Allora, davanti c'è il figlio grande, nella fila appena dietro c'è il figlio piccolo, il marito lo vedo, c'è, ma è un po' in ombra, nell'angolo, e dietro qua, di fianco a fila appena dietro a quella del figlio piccolo c'è la madre di Angela. Pronto? Sì. Ok, vedo loro. Ok, vabbè, quello che è il percorso del figlio grande, del figlio piccolo, non li possiamo tanto analizzare. In ogni caso, Angela sospetto e teme che il piccolo segua il padre. Cinivac sia come esempio. Non ti sento. Ok. Padre, hai detto è venuto? Sì. Cioè, è come se lui sentisse una calamita verso Angela. È come se non potesse fare a meno di. Cioè, anche se nella sua testa magari a volte dice: Ok, ci separiamo, ci divorziamo, io. Mi costruisco una mia vita, ma è come se fosse legato a lei da una corda, no? E quindi anche questa volta lui è dovuto venire nel cinema a vedere. Non poteva fare diversamente. Se magari non era nella sua indole, non aveva voglia, ma era Esatto. obbligato Sì. perché quella vita là non mi basta. No, infatti, no, no, ma c'è, secondo me, ce ne sono anche altri, secondo me ci sono, aspetta, perché vedo proprio come se avesse un range di movimento limitato lontano da lei, no? Se ci fosse una corda. Elena, ma esiste la fiamma di Angela? Allora, sì, ma non è incarnata in questo momento. Ok, anime gemelle? Ne sono 8. E marito è una.
Teoricamente io potrei dire di sì, la vedo. Quello è il mio sospetto. Perché Sì, è un po'. guardando le anime gemelle, le altre, lui è uguale. Perché questi due non si staccano, però hanno un rapporto negativo legato a dei fatti di te, Sì, quindi quello può quando si essere. staccano così è un'anima gemella. Solito Almeno sì. questa è la mia sensazione, ma ci sono dei presupposti anche di evoluzione molto diversi. Esatto. Quindi lui che ha probabilmente le latine dei pelati che si attaccano alla macchina degli sposi, no? Quando just married, di interferenze, lei è libera invece, o quasi. Sì, infatti. La differenza di sia porta a, però dietro c'è un, è anche per quello che è venuto. Eh Puoi sì, dire che infatti. viene perché non ne può fare a meno. Cane e gatto. Cane e gatto normalmente non si fanno neanche. No, infatti, figurati, anzi, di solito si rifiutano categoricamente, anche se. Ok, dov'è seduto nel cinema? Si è messo un po' al buio, come se quasi si sentisse a disagio, si vergognasse rispetto agli altri, no? Come Ok, se. lo chiamiamo alla lavagna come a scuola, cioè davanti in prima fila allo schermo, perché abbiamo bisogno di capirla questa cosa. Nel suo caso, o si siede lì o se ne va. No, allora si siede lì per forza. Sì, tutto di fianco al figlio piccolo. Perché non si siede vicino al grande? Il piccolo è più davanti, le abbiamo detto di mettersi più avanti possibile, e il piccolo è nella prima fila. E allora mettiamo il grande dall'altro lato del padre, il padre in mezzo e due figli. Lo invitiamo almeno. Sì, c'è il padre, c'è il suo fratello, quindi diceva, bene, ok, proviamo a vedere da lì davanti. Com'è? Un'altra vita, caso, che non è, di Angela e il marito. Erano due addestratori di foche. Succede? Erano fratello e sorella e tutti e due addestravano le foche. Si sono ritrovati però. Li vedo senza più niente, li vedo poi in una baracca a cercare di tirare su qualcosa per sfamarsi, perché quello che dirigeva questa attività era fissa, era tipo, non era proprio un circo, ma era tipo più uno zoo forse. Truffava tutti e alla fine è fuggito con tutto quello che. Con i soldi, vedo che è fuggito con tutto perché era stato. Sarebbe stato arrestato, braccato così, e loro sono rimasti tutti a piedi, diciamo. E li vedo poi dopo in una baracca a vivere di stenti, Altra. fino a poi la morte. Facevano parte di una tribù del Nord America. Lei era il capo tribù maschio e lui era sua moglie. E lì vedo che quella vita lì era serena. Lei la vedo che era, diciamo, faceva
faceva la guaritrice ed era, diciamo, come se... Come? Guaritore, è Sì. maschio. No, no, femmina. Lui Ah, era femmina. femmina e lei maschio. Il Oh, ma maschio... lei il marito, quindi, ok. Lei il marito? Sì, La scusa, lei il guaritrice, marito ah, ho era capito. guaritrice ed era la... Capo, dire capo era brutto perché lì erano tutti uguali, però è come se organizzava le attività delle donne, ecco. E invece lui era a capo delle battute di caccia e anche nei combattimenti contro le altre tribù. Anche vedo che sono arrivati i primi europei. Che però sono riusciti a tenerli lontani e hanno vissuto una bella vita lì, nella loro tribù. Ok, sembra quasi che quando Angela è donna e l'attuale marito è uomo non va. Quando è il contrario, Va meglio. quindi ce la mettiamo in saccoccia, elimineremo questo rapporto con una delle 8 anime di Angela, che Angela avrà, e Angela potrà cercare un'altra anima gemella. Assolutamente. Cosa? Per E esempio... potrebbe essere la soluzione, nel senso che nelle altre vite non ha, ha sempre finito la sua vita insieme a lui. Molte, non in tutte. Sì, in quelle vite che abbiamo viste, Scusate. quelle lì che abbiamo visto, ha sempre finito la sua vita insieme a lui. E potrebbe essere la chiave di volta, diciamo. Ok. Allontanarsi. L'obiettivo principale di Angela, in questo momento è l'evoluzione. Lei è molto attratta da tante tecniche. Per esempio, i sogni premonitori, parlare con i defunti, abbiamo visto che a volte sì, a volte no, le intuizioni. Ha fatto tanti corsi, quasi nessuno le è interessato davvero, e sta cercando una tecnica più in linea con il suo sentire e con il suo desiderio di evoluzione. Al di là del fatto che questa domanda poi è rivolta a messaggio finale, cosa è? Ha parlato di radiestesia e risuona maggiormente. Non ho sentito l'ultima frase. Dico, dopo che non è sentito, dico, lei ha parlato di radioestesia e Sì. altre tecniche e risuona maggiormente. Al di là del messaggio che darà la sua PS alla fine, cosa vedi in questo? Già prima quando raccontava che fa le meditazioni e lei dice mi addormento durante le meditazioni, mi sveglio proprio quando la meditazione dice adesso aprite gli occhi, ok? Lì hanno iniziato dalla prima volta che lei ha iniziato queste meditazioni a interferirla ed è come se la riprogrammassero. Secondo gli obiettivi delle due entità mentali. Quindi dall'inizio, mediazione alla fine. E di sonno improvviso, specialmente alla guida? Di notte. Io vedo che lei di notte non dorme, nel senso, magari dorme, fisicamente dorme, ma. È come se li tenessero sempre, la stimolassero di continuo. Vedo come se le mandassero impulsi di continuo. È come se riuscissero così ad alzare un po' la curva vagotonica del sonno. Ok, perché non si impone? Perché non mette in pratica i corsi? L'entità di livello 3 che fa sì che lei non riesca mai proprio fisicamente a dire no.
a puntare i piedi ad affermarsi. Ultimo punto che non ho trattato, non ricordo se l'abbiamo trattato o no, mangiare, bere, mettere dentro. Sì, era No, dai. quello. Sì, che in eterico fa. Lei mangia e beve come se pensasse che così riesce a radicarsi, perché si sente proprio fluttuare senza controllo. Va bene. Ha vissuto altre vite con i figli? Ma no, non me ne viene nessuno in particolare. Ok, cosa vuole fare? Ah, vuole andare al cluster. La seguiamo. Come Angela, penso che ci vada con estrema facilità. Sì, infatti è andata proprio tranquilla, anzi. Qua invece la vedo molto determinata, in eterico è molto determinata lei. Adesso lo sarà anche dopo, perché togliendo tutto ripartirà da quel punto lì, però in eterico la vedo proprio molto molto diretta. Sono tipo dei contenitori, sei tipo quelli dei biscotti di ceramica, e ogni vita è un contenitore. E ci sono dentro tipo dei biscotti per ogni contratto di quella vita. Un biscotto per ogni contratto. Che cosa ne vuole fare? Ah, sta aprendo il portale definitivo. E li sta buttando tutti dentro. Adesso l'ha chiuso. Sempre la solita domanda, perché non l'ha fatto da sola, da PS? Perché aspettare una sessione? Se vedono, le persone vedono, che vedono i nostri video, dove li vedono, no? La PS dovrebbe saperlo come fare. Perché non basta? È come se non basta, perché essendo qua nella Matrix è veramente cioè la PS non può fargli fare quell'azione di solito, nel senso nella media non può fargli fare quell'azione direttamente, perché sarebbe troppo repentina. Ok, è come se ci deve essere un periodo di preparazione, come se è come la cioè se una persona dice fa un buono per una nostra sessione, che ne so, sparo a un'altra persona che proprio non ne capisce niente, no? E questa persona dice va bene, lo faccio, proprio mai visto né sentito, sarebbe troppo troppo repentino, no? E quindi ci deve essere quella parte di consapevolezza per far sì che questo possa essere fatto. Io vedo qualcuno che lo fa in E non ha mai eterico. fatto una sessione, non la Sì. vuole fare o Ci prova, o magari anche che vogliono farla, ma ne sperimentano, no? Perché non hanno paura, quindi. molti mi hanno scritto Infatti. comunque. Io ho visto 200, 250, 300, tutte le tue sessioni, 1000, no? E è cambiato questo, cosa pazzesca, grazie ancora, bla Infatti. bla bla bla. Molti non l'hanno fatta per tanti motivi. Sì. Infatti. Anche perché magari vedono che vedendo le sessioni fanno il lavoro da soli, e questo senza togliere nulla ad Angela e a tutti quelli No, certo, assolutamente, ognuno ha la sua che strada. l'hai fatta e quindi devi. No, beh, c'è gente che ha anche più possibilità di tempo. Quindi il motivo va bene. Però è interessante, quindi si può. E anche Sì. questo è un messaggio che noi diamo. Sì, Molto si può. esattamente. Bene. Angela, beh, molti per esempio sanno creare l'ad eternum senza aver fatto nulla con noi. L'hanno visto, l'abbiamo raccontato, rispieghiamo come crearlo.
rimostralo ad Angela, e se lo fa già da sola, descrivi con una telecronaca cosa fa. Beh, l'ho fatto anch'io, ma lei l'avrebbe fatto da sola. Io in eterico vedo proprio che sia io che l'altra, che la persona mette la mano così, ok, immagina l'ad eternum e compare sulla mano. Ok, questa pallina luminescente di questa luce bianca si sente anche se io adesso lo sento. Sulla mano, lo senti quando lo fai? Questa vibrazione altissima. Ed è proprio, si materializza, etericamente si materializza sulla mano. E senti la vibrazione, vedi la luce. Come se fosse rovente, ma la puoi prendere in mano, Sì, sembra un po'. esatto. Senti proprio, Prima esatto, la volta vibrazione sei altissima. stupiti? Angela è stupita. In eterico no, magari quando poi si prova a farlo immaginandolo in eterico, ma che apre la mano realmente e lo fa, può essere che rimanga stupito di quello che sente sulla mano. Perfetto, lo lascia qui nel cluster, da guardiano, diciamo, di tutta la situazione. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. L'ha messo. All'avatar. Allora, lo vedo di indifferente, che deve far niente. Ok, non perdiamoci tempo, via, tutto ad eternum. L'ha Prima di messo adesso. andarcene, sali di 10 metri, così velocemente, guarda se l'avatar del marito, anima gemella discordante, è nei paraggi. E se gli ad eternum delle altre 7 anime gemelle non ne parlo. Quello del marito l'ho visto. Sì, se le cerco ci sono anche le altre sette, sì. Sono un po' sparse, ma si vedono. Quelli sono vicine. Quella del marito è la più vicina e poi è come se fossero in fila, non so, cioè come se fossero alla stessa distanza in cerchio. Non una vicino all'altra, ma sullo stesso cerchio, alla stessa distanza. A tutto ad eterno. Fatto. Con queste nuove condizioni ci sono ancora gli impianti e tale, mi sembra. Erici. A tutto. Il vichingo, il ragno, l'amantide. Non nemmeno più entità mentali 3, 5, le abduction, quelle che erano al mese, quali cloni sono, non mi ricordo, mi no? Via tutto, sì. C'è più niente. No, via tutto. Senti lontano quindi ancora. Ma ogni tanto, allora, ogni tanto ti sento lontano, ogni tanto proprio non sento le parole, poi ti risento vicino. Nella registrazione c'è tutto, poi lo vedremo. Altre 5 ad eternum, come sempre, corpo fisico, mentale, emozionale, criminale ed eterico. Se vuoi dirmi qualcosa su uno di questi corpi, dove lo mette, di interessante, dimmelo. Allora, in quello mentale,
Lo mette dietro, cioè a livello dell'occipite, però più su, nel senso a metà del cranio, a livello dell'occipite, appena dietro, quindi dentro. E da lì è come se fosse l'ideale, perché da lì riesce a spargersi benissimo nel suo caso, no? Dice, l'ho messo lì perché lì è come se prima ci fosse un posto dove l'energia non riusciva a arrivare, allora facendola partire da lì arriva ovunque. Ecco, l'unico particolare che direi che nel suo caso è particolare. Ok, con questa nuova condizione a quanto sta la vibrazione? 12 miliardi. Se la vuole alzare, tutto inteso, percentuale di consapevolezza. 169. PS e PE in rapporto. 48 e 52. Vite precedenti. 2016. Cervello percentuale. 9,5. Ok, valori migliori, ma non esageratamente migliori. La vita della strega c'è ancora. La torre c'è ancora. No. Il marito e il giudice di oggi sono ancora in quella vita senza amore. Sì. Cioè, il marito fa la guardia e il giudice fa il Sì, no. condannatore. È co come se non avessero mai conosciuto Angela. Sì. Però fanno le stesse cose. Sì, Quindi sono infiniti mondi, non cambiano, si modificano. Angela se ne va. Da lì, ne so, il giorno in cui la giustiziavano e il marito era, no, la guardia, il marito ha fatto altro, che non c'era nessuno da sì, giustiziare, l'ha presa in esatto. giro. Nel suo caso è così, magari in un altro caso poteva essere che invece c'era un'altra strega invece che Angela, ecco, Con però nel un'altra suo caso non PS c'è. ha ritenuto opportuno Fare modificare, l'esperienza, sì. magari entrando ex novo o anticipando o posticipando, capito? Sì. Dettagli che interessano le PS, non noi. No, infatti. Mi interessa di più il messaggio finale della PS relativamente allo stato attuale del matrimonio e evoluzione. Il sentire di Angela come può essere canalizzato, diciamo, nella maniera più retta, pulita, profonda. Allora, mi sono arrivate tre cose molto precise, che di solito vedo delle immagini e quindi cerco di spiegarle, ma qui sono tre cose molto concrete e precise. Allora, la prima è finché non si conclude tutto il processo, okay, per il divorzio, la PS dice la cosa migliore che tu puoi fare è tu andare a vivere da un'altra parte, nel senso anche solo di notte, non lo so, comunque spostarti, perché a livello energetico questo ti aiuterebbe a alzare tantissimo le vibrazioni. Ok. Amici, una parente, la notte. Sì, anche solo di notte, quindi stare a contatto il meno possibile, perché proprio abbassa le vibrazioni questo rapporto. Poi l'altra cosa è per allenare il tuo livello, per riequilibrare le tue energie, quindi alzare anche le vibrazioni, allenare la tua consapevolezza, la tua evoluzione. Mi era già arrivato prima, dovresti fare yoga dinamico, però, quindi proprio gli esercizi, quelli proprio dinamici, senza la parte meditativa, che è quella dove poi arrivano le interferenze. Proprio dinamico, lavorare proprio sull'allungamento
dei passaggi energetici, vedo, no? A livello D'accordo, fisico. lo diciamo nella registrazione, ma Angela è in una città e noi sappiamo che, no? In quella città. Potrebbe essere, no? Ripeti, scusa, Beh, che mi mancava una parola. dicevo, noi conosciamo qualcuno in quella città dove abita Angela che fa yoga di Infatti, Nao. esatto, è vero. Lo Ah, vedi insieme? Do perfetto. dopo ti Al diciamo che cavolo, va dove stanno. benissimo, c'è l'ideale. Perché sa. Ok? Numero 3. Numero 3 è decorare piccoli mobili e soprammobili, dipingerli. Ma mi è arrivato proprio chiaro così, cioè proprio la vedo lì col pennello piccolino a fare le decorazioni. Cioè, proprio chiaro di così non poteva essere. Piccoli quadretti, piccoli. Anche vasi, sai, oggetti, più che quadretti, oggetti, anche piccoli mobili. Questa è la parte cervello. Sì, Cervello. esatto, che sa come. Sì, la parte cervello, poi c'è la perseveranza dell'allenamento, no? Come fare un kata, che riguarda appunto lo yoga dinamico, e poi per tenere vibrazioni altissime e cercare di non farsele abbassare è andare a dormire altrove. Guarda, più bello di così si muore. Non ha una percentuale di cervello bassa, No, infatti. ma può arrivare al suo 15, che è un Sì. buon 15, anche di più. Sì, Ma già sì, sì. 15 è un ottimo obiettivo, un primo Sì. scalino. Sì, Prima ci si arriva esatto. e prima si punta al 20. Sì. Abbiamo già visto che con 15-20 si fanno delle cose. Si iniziano a utilizzare le capacità medianiche. Ok. Quelle più Cosa particolari. fanno i figli? Cosa fa il marito? Allora. Te lo descrivo il marito perché è particolare nel senso che, come se la sua PS avesse visto che questa è la strada ideale per la PS di Angela. Ok, quindi da una parte si sente sollevato, come se anche lui si sentisse sollevato, no? Come se alleggerito, no? Perché sentiva questa. Legame pesante. Pesante. E dall'altra si sente smarrito perché lui non sa come fare in questa vita per poter sbloccare la sua parte, ecco. Ok, i figli, il grande e il piccolo. Il grande lo vedo in eterico, vedo che dopo che ha visto il film, è molto sensibile, dopo che ha visto il film, è in grado di, in eterico, di utilizzare qualche capacità medianica, tipo le prime, no? La lettura del pensiero, vedere il campo intorno, è come se fosse lì per allenarsi a spostare gli oggetti. In eterico, ok? Il piccolo guarda un po' verso la mamma, un po' verso il papà, no? Quindi, ok, questo è e voglio fare quello. Mi dispiace un po' per il papà, no? Come se ancora si prendesse un po' carico per sostenerlo, no? Però abbastanza indirizzato verso la mamma. Va bene. Angela, come la vedi? Angela adesso la vedo come l'ho vista più o meno a metà, no? Quindi con questo vestito bianco, una maglia bianca, a maniche corte, con le maniche un po' larghe e qua un po' larga, e poi sotto, anche sotto, una gonna un po' corta, ma non cortissima, anche lì bianca, un po' larga. Molto lucente e molto pronta ad andare verso la sua vita. Fare il salto. Sì.
Bene, 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 bello, 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 sono molto contento. Guarda a casa adesso che abbiamo finito, ti sento benissimo. Ultima battuta. Sarà tutto molto chiaro se presti attenzione e rimani, cerchi di rimanere sempre centrata, ti sarà sempre tutto molto chiaro, la direzione ti sarà sempre tutta molto chiara, come se fosse illuminata dalle luci di una pista dell'aeroporto, di un aereo, no? Perfettamente tutte le luci in linea. Questo voleva dire. Abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi.